Non poteva che iniziare con un libro su Giorgio La Pira, operatore di pace, questa collana dedicata ai maestri della edizione Cultura della Pace. L'autore Ernesto Balducci, padre Ernesto Balducci, che ha avuto una vicinanza con La Pira per molti anni, molto tempo, e che ha scritto questo libro dedicato appunto a Giorgio La Pira con grande passione e con grande amore, ma anche con distacco. Viene fuori una Pira molto complessa, in fondo un maestro, ecco, viene fuori, mi pare, da questo libro, un profeta della diplomazia anche, tutto sommato, perché La Pira si è misurato con la politica, è sceso a patti appunto e ha lottato proprio sul terreno politico, forse quello che gli era meno congeniale. Ecco, Balducci, qual è stata la scoperta di La Pira durante questo tuo lavoro di ricerca? Sì, hai detto bene che scrivere sulla Pira è stato un pochino come rivisitare un momento decisivo della mia vita, e non solo della mia vita, un momento culmine della storia fiorentina, e di averlo fatto, certo, con amore, con coinvolgimento, ma anche con distacco critico, cioè avvertendo le contraddizioni, i limiti insuperabili della iniziativa che si rifà al nome di La Pira. La scoperta più essenziale, quella che fa da fulcro di tutta la sua vicenda, a mio giudizio, è stata la intuizione che la città, e in particolare la città di Firenze, che per lui aveva un ruolo esemplare di carattere universale. Tu parli anche di metafisica della città. Sì, addirittura. La città diventa l'espressione, nell'era atomica, l'espressione più alta delle responsabilità che ha il genere umano di fronte al proprio futuro. Mentre gli stati passano, questa è la tesi di La Pira, le città emergono come voci differenziate, concordi del genere umano che provvede alla propria sicurezza di fronte alla minaccia atomica. In questo senso La Pira è, come io dimostro, uno degli uomini nuovi auspicati da Einstein, che si rendono coscienti e si fanno portavoce del crinale apocalittico. Ecco, direi, certo, il punto, atomico, insomma. Il punto di riferimento, anche nel suo linguaggio privato e pubblico, era questo il tema costante. Il punto di riferimento è il crinale apocalittico, che La Pira si colloca idealmente in un crinale di fronte a cui ci sono la distruzione del genere umano e una nuova epoca della storia, 10.000 anni, diceva lui, nel suo... E lui guardava, su questo crinale, diremmo, batteva più la luce che l'ombra nell'epoca di La Pira, certo, perché è un'epoca animata da grande ottimismo, da molto lontana fermenti, dalla nostra. Sì, certo. Noi siamo sul crinale, ma è l'ombra che batte su di noi, no? Ripercorrendo in modo analitico l'itinerario di La Pira, ho scoperto che egli era in anticipo su quelle intuizioni che poi sarebbero state accettate, entrate nel linguaggio comune almeno di quel settore avanzato della società a cui io mi vanto di appartenere, cioè il settore del movimento della pace, insomma, che scommette sulla pace e rifiuta in assoluto la logica dell'equilibrio e del terrore, in cui invece la nostra società si è come impantanata. Questa è la mia certezza. E già che parlavi di anticipazioni, hai fatto bene a ricordare che un anno prima del messaggio di Einstein, nel 54, La Pira a Ginevra enunciò il suo principio che gli stati passano, le città restano, e che le città hanno la responsabilità del futuro. Nell'epoca di Togliatti, quando Togliatti, lo stesso giorno in cui Togliatti, il 12 aprile 54, avvertì il suo partito che doveva cambiare politica radicalmente perché l'era atomica non prevedeva altra politica che quella del dialogo, La Pira lo stesso giorno del 54 a Ginevra disse le stesse cose, che occorreva aprire una politica della collaborazione. E così sul Concilio, ecco, senza dubbio La Pira ha anticipato del Concilio soprattutto questa idea, che la Chiesa nella storia ha come suo compito quello di servire la pace dell'umanità, tutto il resto è secondario. Lui si trovava, da una parte era fedele alle appartenenze, sia alla Democrazia Cristiana e in senso più alto all'istituzione ecclesiastica, però era fedele ma nell'infedeltà, perché quando si trattava di difendere i valori a cui formalmente queste istituzioni si riferiscono, lui era disposto a mettersi in contrasto anche radicale e ad accettarne le conseguenze per cui nel 65 dovette abbandonare Palazzo Vecchio. Ma è una cosa bella, va ricordata oggi, dopo più di 20 anni, che lo stesso che l'amministrazione di Firenze, che ha una composizione politica diversa da quella dei suoi tempi, nel proclamare Firenze città operatrice di pace, ha formalmente richiamato l'insegnamento e la testimonianza di La Pira, per cui La Pira è diventato oggi un nome che unisce, un luogo di identità di una città come Firenze, che è alla ricerca di una nuova identità
in rapporto ai compiti futuri che l'attendono. E questo fatto che il nome di La Pira sia un nome di unione è un fatto singolare. La stessa Chiesa, l'istituzione che in fondo, lo posso dire io, lo ha tante volte combattuto e marginato, oggi ha dichiarato di volerlo mettere nel numero dei santi. Questo riconoscimento di La Pira può anche dare una certa diffidenza, però io lo vedo come un fatto positivo, perché vuol dire che la sua seminagione, rimasta sotto le zolle fredde dell'inverno, oggi sboccia, fa primavera, ed è quello che ci deve interessare.